E per finire la puntata parliamo ancora di Peugeot, del marchio del leone, con le news del mese di ottobre che ci ha fornito Peugeot Automobili Italia. Peugeot entra nel mercato dei SUV in piena espansione con la nuova 3008, vincitrice del premio Vettura del Mondial 2016 al recente Salone di Parigi. È un modello ideato per imporsi con la forte personalità del design, le soluzioni originali, come l'ultima evoluzione del Peugeot i-Cockpit, tecnologie di aiuto alla guida all'avanguardia e l'infotainment di ultima generazione. Spazio, praticità, cura nei dettagli di finitura accompagnano doti da grande stradista e la possibilità di affrontare anche l'off-road grazie al Grip Control. La nuova 3008 è anche fra le protagoniste della quinta edizione della Peugeot Driving Experience, la manifestazione nata per portare in pista gli appassionati del marchio per scoprire dal vivo le prerogative dei modelli di più recente debutto. Non mancano, secondo tradizione, neppure i momenti più coinvolgenti al volante delle adrenaliniche 208 GT, i 308 GT by Peugeot Sport o i test per provare le soluzioni di mobilità sostenibile guidando la City Car Ion, vettura 100% elettrica. Giuseppe Testa e Daniele Mangiarotti, con l'affermazione nel Due Valli, hanno conquistato il campionato italiano Rally Junior e la Coppa ACI Sport Junior, due ruote motrici, al volante della Peugeot 208 R2. La gara veronese ha visto anche la vittoria assoluta di Paolo Andreucci, che con la 208 T16 ha portato così a 4 i successi su 8 prove di campionato. Al Salone Auto e Moto d'Epoca di Padova, il Leone ha dedicato il proprio stand alle scoperte, con la presenza di un raro esemplare di 402 Eclipse, la prima coupé cabriolet di serie della storia, testimoniando la capacità anticipatrice e creativa del marchio e celebrando il trentennale di una sua icona, la 205 Cabriolet. Così finiamo la puntata numero 35 del 2016 di Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento alla settimana prossima, sempre in questa rete, a questo orario. Grazie, arrivederci.